Allora, è da luglio che aspetto questa strada. Quindi mi auguro che questa DX21 della Hot Toys, versione deluxe di Ahsoka Tano e Grogu, sia la miglior figure che recensirò e unboxerò sul canale. Perché tutta questa attesa deve essere per forza valsa la pena. Comunque, bentornati su Pepper H Collectibles. Iniziamo come sempre dalla scatola, che nonostante si tratti di una versione DX e con precisione la numero 21, non sembra avere niente di particolare, almeno esternamente, rispetto alle versioni standard delle scatole Hot Toys. Non è passato molto dall'ultima volta che abbiamo unboxato e recensito insieme una versione DX, infatti l'abbiamo fatto con la versione deluxe di Luke Skywalker e Grogu, sempre tratti dalla seconda stagione di The Mandalorian, così come questa Ahsoka Tano e Grogu. Quindi, come vi dicevo, niente di particolare per quanto riguarda la scatola. Vi ricordo che se volete recuperare il video di Luke con Grogu, potete trovare la playlist Hot Toys in fondo a questo video. Andiamo a togliere la cover a fiammifero. Ed ecco qui che si rivela la prima sorpresa. Questa ulteriore, diciamo, scatola con questa illustrazione che secondo me è davvero bellissima. In questa sorta di negativo, fatto con questo effetto seppia arancione, che va a cogliere uno dei momenti più belli appunto di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, quando si va a riunire, tra virgolette, con il piccolo Grogu. Quindi molto carina questa illustrazione. Possiamo vedere sul lato poi ovviamente le solite script, logo di Star Wars e Ahsoka Tano. Adesso andiamo a sfilarla e qui ritroviamo un'altra bellissima illustrazione, sempre della nostra Ahsoka con Grogu, e qui una spiegazione, diciamo una piccola didascalia di chi è Ahsoka Tano, per chi non la conoscesse. Una femmina di Togruta, che era la Padawan di Anakin ed eroina della saga di The Clone Wars. Quindi il nostro Anakin, che tutti conosciamo, l'ha cresciuta, diciamo, come una studente testarda, testa dura, insomma, ma poi è diventata anche una leader molto matura, e però i loro destini prenderanno dei cammini differenti. Molto bella questa cover, che vi mostro come ovviamente è ben rivestita e fa da cuscino protettivo per questo piccolo grande capolavoro, con non molti accessori, almeno in questa parte iniziale. E volevo far presente che tutto ciò che dirò in questo unboxing, in questa recensione riguardo l'aspetto della nostra Ahsoka, non terrà conto dell'annuncio che è stato fatto in questi giorni della nuova versione tratta dalla serie omonima. Ok, quindi analizzerò il pezzo in base alla sua data di uscita. Andiamo quindi a mettere, ad estrarre dalla scatola molto delicatamente Ahsoka, che comunque secondo me rimane sempre un pezzo veramente ben fatto, ma poi andremo ad analizzarlo bene. E qui, come vedete, tutti gli accessori, che in realtà non sono molti, di cui è dotata Ahsoka. Quindi non farò altro adesso che tirarli fuori dalla scatola e mostrarveli. Come possiamo vedere, in sostanza non c'è granché, mi aspettavo di più da una DX sinceramente, ma comunque andiamo ad analizzarli uno a uno. Cominciamo da questa basetta, che a me sinceramente piace molto, anche se la trovo un po' poco funzionale, e vi spiego subito perché. Qui ovviamente è il punto in cui andrà messo il classico stick per poter sostenere la nostra figure qualora ce ne fosse bisogno.
Quindi questa parte è quella predisposta a essere davanti nella nostra esposizione. E quindi, sinceramente, non è che mi piaccia granché. Avrei preferito magari una cosa del genere e probabilmente, visto che non utilizzerò lo stick, è così che esporrò la mia Asoka. Comunque, per quanto riguarda invece le fattezze di questa base, secondo me è davvero incredibile. A cominciare dai dettagli del terreno, dal painting, dalla veridicità appunto delle varie texture che vengono riportate sulla basetta, ai sassi, il muschio, insomma, e la veridicità anche di questo tronco e di quest'altro ramo, se così vogliamo chiamarlo, è davvero fantastica. Quindi, da quel punto di vista, secondo me, davvero un ottimo lavoro da parte di Hot Toys. Ed è comunque una basetta che non è chissà quanto invasiva. È una basetta differente da quelle che abbiamo nelle versioni standard delle nostre figure solitamente, quindi vale comunque la pena esporla. Andiamo avanti con la lanterna, anche qui non ho molto da dirvi se non che è una comunissima lanterna, buono il painting ovviamente, come al solito. Ma non c'è la possibilità di accenderla, come vedete non c'è nessun vano batterie, batterie appunto non incluse, e quindi rimarrà in questo modo senza alcuna possibilità di interazione. E anche qui, secondo me, si poteva fare qualcosina in più, vista la DX. Poi abbiamo il classico accessorio per poter manovrare gli occhi della nostra Asoka, che quindi possono essere ruotati. Poi abbiamo soltanto tre mani aggiuntive per Asoka e un altro paio di mani per il nostro Grogu. Abbiamo quindi un pugno serrato destro e due mani con ovviamente la possibilità di presa per le lightsaber che sono fornite. Quindi i dettagli comunque rimangono sempre molto elevati in classico stile Hot Toys, con, guardate, i segni delle cuciture, un po' di weathering e le unghie scolpite sulla classica pelle arancione di Asoka. Guardate anche i guanti come comunque non sono simmetrici e questa cosa mi piace molto, e come ci siano comunque dei segni di usura che rendono sempre tutto molto più vivo e più realistico. Novità appunto per questa versione di Grogu è la possibilità di cambiare le manine. Infatti, come possiamo vedere, questo Grogu ha qualcosa di diverso, poi ovviamente lo metteremo a confronto anche con le altre versioni, e c'è la possibilità di ruotare ovviamente le mani. E con una semplice estrazione è possibile cambiarle con una di queste due, ovviamente una a destra e una a sinistra. Poi andremo ad analizzare meglio anche il nostro Grogu. Continuiamo con gli accessori per andare a vedere quelli che forse ci interessano di più, che sono le due lightsabers di Asoka, lightsaber, scusate, e con la caratteristica forma leggermente curva, molto giapponesi, come tutto lo stile di Asoka, insomma, classico D-ring alla fine per poterle appendere, e queste mi piacciono tanto, sono verniciate davvero alla perfezione con questi diamantini incastonati e vanno a riprendere fedelmente quelle che sono le spade di Asoka. E purtroppo non abbiamo nessuna funzione anche qui per poterle accendere, quindi nessun braccio aggiuntivo come di solito viene fatto per i Jedi in generale, nessun effetto, niente di niente. Poi abbiamo ovviamente la parte laser della nostra spada laser, ovviamente, che può essere inserita rimuovendo questo piccolo tappo, diciamo, e ovviamente in questo modo si va ad inserire e a costituire quindi la
la light saber. Stessa cosa per quella più corta. Stesso principio vale anche per gli effetti di movimento, che mi piacciono molto perché, non so se si vede, ma sono molto stondeggiati. Perdonate il mio italiano, forse un po'. E non so se lo vedete bene in camera, ma c'è questo effetto di sfumatura che sinceramente mi piace tantissimo come viene reso. Quindi c'è questa parte un po' più nera grigia fino ad andare al bianco puro. Quindi per questo davvero bello per chi volesse esibire la sua Asoka con le spade laser in movimento. Poi abbiamo questo poncho, che è forse l'accessorio meglio realizzato. È fatto di questa stoffa davvero morbida e ben realizzata, guardate, con questa sorta di effetto voluto di strappato, insomma, sulla base. Risulta appunto molto morbido, molto veritiero, e per poi farlo indossare la nostra Asoka c'è qui una sorta di cucitura, ok? E nient'altro da dire, questo davvero un bellissimo accessorio, e poi starà a chi possiede la figure decidere se esporla con il poncho o meno. Poi con questa DX Hot Toys ci fornisce anche questo background, che io quasi sicuramente non utilizzerò perché non sono un grande amante di queste cose, però devo dire che è realizzato davvero molto bene. Intanto ho perso la lanterna, eccola qui, è realizzato molto bene. Quindi è abbastanza alto, quindi la figura entra tranquillamente e ha la possibilità appunto di essere esposto con queste due parti leggermente piegate per poter dare profondità e ampiezza allo sfondo. Dovrebbe entrare anche in una Detolf, se siete collezionisti che hanno, cioè che espongono le proprie figure nelle Detolf. Quindi insomma, ottima qualità, molto duro, molto rigido, davvero ben fatto. Bene, per gli accessori direi che è tutto, poi fatemi ovviamente sapere sempre cosa ne pensate. Adesso andiamo a vedere il nostro piccolo Grogu. Eccolo qui, come sempre tenero e coccoloso il nostro Grogu, e curato nei minimi dettagli. Vi faccio vedere quanto sia migliorata ancora rispetto alla versione precedente la verniciatura di questa piccola doll. Il vestito è scolpito, quindi non è in tessuto, anche se è reso così bene che sembra esserlo. Articolazioni di entrambe le braccia e anche le manine, che possono essere ruotate e, come vi dicevo in precedenza, sostituite. Anche la testa può ruotare di 360 gradi e verso l'alto, verso il basso, e ruotare anche leggermente in questo senso. Dettaglio nella verniciatura veramente, come vi dicevo, eccezionale, se non per i capelli che Hot Toys ancora non si è decisa ad inserire. Comunque, possiamo passarci sopra. Che dire, classico Grogu, ve lo metto a confronto con il Grogu appunto tratto dalla DX di Luke Skywalker, Deluxe Edition, e come vedete il painting è leggermente cambiato, un po' più chiaro rispetto a questa versione, e anche qui le gote, diciamo le guance, sono un po' più rossastre, mentre sono più rose sul nuovo Grogu. Dettaglio dei dentini sempre presente, che mi piace tantissimo. Forse una leggera sfumatura differente anche nel vestito e in questa parte del collo, che qui è un po' più scura, un po' più dorata, mentre qui rimane un po' più bianca e gialla. Per il resto i dettagli sono praticamente identici. Grosso passo in avanti invece fatto rispetto al Grogu che abbiamo visto nella
figure in nell'Hot Toys di Mando, di cui adesso non ricordo il codice, ragazzi, ma comunque potete vedere quanto in un paio di anni praticamente sia cambiato Grogu. Andiamo ora ad esaminare la nostra Ahsoka, partendo ovviamente da questo head sculpt che secondo me è davvero davvero ben fatto. Non in quanto a somiglianza con l'attrice Rosario Dawson, che interpreta Ahsoka sia in The Mandalorian che nella serie omonima, ma per quanto riguarda proprio lo sculpt, la verniciatura, la resa dei tatuaggi, il copricapo, il lacco di Ahsoka. Insomma, è un head sculpt che a me piace particolarmente. Vi ripeto, forse vengo condizionato nel giudizio dall'annuncio che ha fatto Hot Toys della nuova versione di Ahsoka, che è nettamente più somigliante, insomma, nettamente superiore a questa versione. Però, secondo me, rimane comunque un lavoro ben fatto. Andiamo poi ad analizzare il resto del corpo, come possiamo vedere, come comunque vestiti in tessuto. C'è questa cintura che non ha la possibilità di muoversi granché e i vari pendenti, insomma, che non dobbiamo preoccuparci di rompere perché sono comunque abbastanza rigidi e permettono di essere mossi come più ci piace. Il corpo, questa è un'importante novità, corpo che viene reso secondo me alla perfezione, la pelle di Ahsoka, di questo arancione, ed è silicone, quindi rimane, non so se riesco a rendere l'idea, ma rimane molto morbido e sembra quasi appunto di toccare uno Spider-Man. Quindi una resa della pelle e del corpo davvero, secondo me, eccezionale. Anche in questa parte tessuto e ovviamente plastica poi per gli avambracci. Anche il resto della veste secondo me è perfetto, lo stesso tessuto del poncho, anzi molto simile, non è lo stesso, e rimane comunque ben proporzionato tutto il resto del corpo alla figura di Ahsoka. E per finire, stivali, anche questi in plastica, con weathering, segni di usura davvero ben resi, e le classiche, appunto, scarpe di Ahsoka molto giapponesi, che sono rese alla perfezione. Nella parte sottostante possiamo vedere anche il dettaglio delle suole, davvero lavorate perfettamente. Parte posteriore abbiamo i vari lacci che consentono appunto al vestito di stare su, e per quanto riguarda il resto, ragazzi, io posso solo mostrarvi le articolazioni che sembrano, adesso lo testeremo però con molta delicatezza, sembrano essere delicate, soprattutto queste del gomito, quindi andremo a vederle insieme. Allora, per quanto riguarda la testa, ovviamente si può muovere, ma è ovviamente limitata dall'acqua, quindi verso il basso è praticamente impossibile, non voglio forzarla molto, ragazzi, verso l'alto è anche qui pochissimo, si può alzare davvero poco. La resa quasi di gomma di questa parte finale rende possibile un leggero movimento, ma non è granché. Per quanto riguarda invece le spalle, vedete, possibile alzarle, un po' dura, ok, articolazione avanti, indietro, non riesco a percepire la butterfly joint, e per il gomito comunque bisogna fare molta attenzione perché so di persone a cui si è rotta, quindi ho un po' di ansia. Cerchiamo di fare, e come vedete comunque il movimento è molto limitato, ragazzi. Ora non so se sono io, soprattutto questo braccio, in questo caso si alza tranquillamente, ok, fa anche oltre i 90 gradi. Per questo braccio, ok, era solo da sbloccare leggermente, però c'ho una paura fottuta sinceramente, però comunque è possibile. Articolazioni, diciamo che questo misto plastica-silicone secondo me funziona, ma fino a un certo punto, ok?
Per le gambe invece una maggiore libertà, sempre doppio snodo al ginocchio, caviglia, ma non c'è la punta del piede articolata. La caviglia, come vedete, è possibile muoverla lateralmente, invece dall'alto e basso non moltissimo, proprio perché fermata l'articolazione da questa parte. Ok ragazzi, quindi io direi che per questa doll è tutto, vi ho mostrato più o meno tutto e non riesco a percepire altri difetti evidenti, se non forse questa parte della maglietta, ma sinceramente non vedo particolari drammi, insomma. Comunque rimane una bellissima figura da esporre. Eccoci qui alla conclusione di uno degli unboxing più difficili che abbia registrato sul canale. Davvero complicato dare un voto oggettivo a questa DX21. Sicuramente mi sarei aspettato di più da una versione deluxe, e mi sarei aspettato più innovazione dal punto di vista di Grogu, che ha ancora il suo vestito scolpito in plastica, sì, dei piccoli miglioramenti per il painting, per l'articolazione, ok, ma sogno un Grogu con il vestitino in tessuto e completamente articolato, cosa che ancora non ho visto. Per Ahsoka, dicevo, bene per il silicone, per la pelle, ma LED Sculpt così così. E stessa cosa per la vasetta, vista la differenza anche di prezzo con la DX20, quindi la versione senza Grogu, mi sarei aspettato almeno una vasetta all'altezza. Quindi ragazzi, io do un 8, molto anche regalato secondo me, è una bellissima figure, non fraintendetemi, pesante, compatta, davvero molto molto bella, però ecco, in vista del prezzo, visto il prezzo e visto quello che ha fatto anche in passato Toys, mi sarei aspettato semplicemente molto di più. Ero indeciso se vendere questa figura visto il preordine che ho fatto della versione successiva, ma probabilmente la terrò perché, ecco, vista così mi piace tantissimo, senza però andare a rinnegare quelli che sono appunto i difetti di cui parlavo fino adesso. Detto questo ragazzi, vi saluto, ci vediamo come al solito al prossimo video e niente, iscrivetevi al canale se potete e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!